Oggi non ci sono più casi di poliomielite nel mondo, a parte casi particolari. Questo grazie alla passione e determinazione di una persona a cui fu detto: non puoi avere finanziamenti, non si può fare così, non è possibile. Noi non lavoriamo così, la comunità scientifica lavora in altri modi. E Jonas Salk non li prese in considerazione. Quando leggo di Michelangelo o di Leonardo da Vinci, e di tutte le persone che dicevano che non era possibile dipingere una Cappella Sistina. Immaginate di stare per 4 anni sdraiati a dipingere senza mai pensare che non sia possibile. Ora, queste sono le buone notizie. Se potete imparare a mettere la vostra attenzione su cosa volete, poi a chiederlo, e intenzionalmente volere quella cosa e essere appassionati alla cosa, indipendentemente dal fatto che piaccia o non piaccia ad altri, voi la creerete. Perché quello che pensi diventa reale e perché agisci in funzione di quello che pensi. Come diceva il Vecchio Testamento, come pensi allora sarai. È lì, nel mondo invisibile, che attrae le cose nella tua vita. Questa è la buona notizia. Ora le cattive notizie. Otterrai anche quello che veramente, 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 quattro veramente, non vuoi. E questo è il problema. Questo è il vero problema per le persone che non sono brave a manifestare nella loro vita. Ora parlo di questo non come uno che materializza le cose, ma come una persona che è stata in grado in questi 57 anni di creare letteralmente tutto ciò su cui ha posto la sua attenzione nella sua vita. Non perché sono più intelligente, più benedetto, più fortunato, più ricco, o niente di tutto questo. È solo perché ho sempre seguito questi principi. Sono sempre stato un elemento col turbante e non ho mai ascoltato gli altri. Cioè, ascolto e sono gentile con loro, ma ho lasciato la tribù. L'ho lasciata tanto tempo fa, anche se non lo sanno. Sì, non lo sanno, mi mandano ancora gli inviti per tutte le riunioni della tribù. E raramente ci vado e loro spiegano la mia assenza dicendo: oh, Wayne è così, sai com'è fatto? È fatto così, non puoi dirgli nulla. E va bene. Ora, quello che intendo quando dico quello che veramente, 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 veramente non vuoi avere, questa è la parte cruciale. Poi mi siedo e lascio che Deepak parli. Se capite che quello a cui pensate si espande, al fatto che come pensi così diventerai, ogni tipologia di insegnamenti spirituali parla del potere del pensiero nella creazione delle cose del mondo materiale. E se i vostri pensieri sono su quello che non volete, è lì che mettete la vostra energia interiore, su quello che non volete. E allora quello che non volete si materializza nel vostro mondo materiale. Quindi se pensi di poter perdere peso mettendo la tua attenzione nell'odiare di essere grasso, devi capire che odiare di essere grasso è quello che continuerai a manifestare nella tua vita. E se metti la tua attenzione nel non avere abbastanza soldi o essere povero e ti aspetti di creare prosperità nella tua vita, da un sistema di energia interiore che odia essere povero, è quello che continuerai a manifestare nella tua vita. E se metti la tua attenzione su com'è adesso la tua vita, quello che è, continuerà ad essere e a manifestarsi continuamente. E se poni l'attenzione su quello che è stato, che è quello che la tribù ti dirà di fare, ti dirà: l'abbiamo sempre fatto in questo modo. Se la tua attenzione è su quello che è stato, sulle circostanze della tua vita, ora le circostanze della tua vita e quello che è sempre stato sarà ciò che continuerai a manifestare nella vita. Quindi tutto ciò che dobbiamo fare è come una domanda a risposta multipla: A, B o C. Puoi mettere la tua attenzione su quello che vuoi, risposta A, oppure su quello che non vuoi, risposta B, o su quello che gli altri vogliono per te, che è la C. Hai queste tre scelte e se non capisci che A è la risposta esatta, tutto questo non ti aiuterà. Ma
Dovete pensare ai vostri pensieri, al vostro mondo interiore e alla vostra capacità di attirare cose nella vostra vita. Dovete pensare a queste cose come se fossero la valuta, il denaro, la valuta che avete per portare cosa volete nella vita. Sono i modi che avete di pensare. Se utilizzate questa valuta che avete per portare nella vita quello che volete o per portare ciò che non volete, infatti le persone che non sono brave a manifestare diranno che questi sono discorsi solo senza senso. Non si può fare questo, non puoi solo pensare a qualcosa e farlo funzionare per te. E poi quelle persone lì sono quelle che continuano a chiedersi perché il non funzionamento continua a essere presente nella loro vita. Vi diranno continuamente tutte le ragioni perché non può funzionare. E voi gli risponderete che è il modo in cui pensano. Ecco un buon modo per spiegarlo. Nel mondo della materia, una valuta che abbiamo per attirare ciò che vogliamo è il denaro, giusto? Mentre nel mondo metafisico, la valuta che abbiamo per attirare quello che vogliamo si chiama pensiero. Quindi andiamo nel mondo materiale per un momento. Nel mondo materiale, se vi do 1 milione di dollari, vi dico: ecco qui una bella somma di denaro, vai al centro commerciale e compra quello che vuoi. Questo è un modo, una valuta per attirare ciò che vuoi nella tua vita. E voi dite: mi piace questo gioco, è bellissimo. Quindi prendete questo 1 milione di dollari e andate al centro commerciale. Il primo negozio che vedete è un negozio che vende alberi di plastica. Guardate l'albero di plastica e dite: sai, quest'albero è il più brutto che ho visto nella mia vita. È assurdo, non vorrei mai avere un albero così a casa mia, è bruttissimo. Poi guardate, c'è il prezzo, costa 20.000 dollari. E voi dite: è ridicolo. Ecco qui i 20.000 dollari, lo compro, mandatemelo a casa. Poi andate in un altro negozio, non so, un negozio di lampade stranissime, guardate la lampada e dite: vogliono 10.000 dollari per quell'idiozia. Non vorrei mai avere una cosa così nella mia vita. Ecco i 10.000 dollari, mandatemelo a casa. E in ogni negozio dove entrate con la valuta che vi permette di avere ciò che volete, utilizzate la valuta per avere quello che volete, per prendere quello che non volete. Poi andate a casa e vi chiedete: ma com'è possibile che la mia casa sia piena di brutti alberi di plastica e di lampade orrende? Questo è esattamente quello che facciamo quando utilizziamo la nostra mente per mettere la nostra attenzione su quello che non vogliamo. Tempo fa ero a Chicago, ero là per presentare un libro, era marzo, una signora era venuta a prendermi in aeroporto. Questa signora aveva il raffreddore, starnutiva e soffiava e c'era un sacco di roba che usciva dal suo naso, era disgustoso. E doveva portarmi in giro per 2 giorni. Guardando l'orologio mi accorsi che era il 25 marzo ed è il compleanno del mio figlio maggiore. Allora dissi: oggi è un anniversario. E lei mi chiese: che anniversario? E io risposi: no, niente. E lei disse: no, dimmi, cos'è, cos'è? E io gli dissi: ah, sono 20 anni che non ho raffreddori, 20 anni fa ho avuto l'ultimo raffreddore. E questa è stata la sua reazione. Ecco, giusto quello che mi ci voleva, 2 giorni con il signor Positività. Ora mi dirà che l'unica cosa che serve è avere pensieri positivi e non avrai più raffreddori. E adesso io devo passare 2 giorni con te. E io risposi quello che sono allenato a rispondere in questi momenti: tu cosa pensi? Lei disse: penso che il raffreddore è causato da un virus che sono nell'aria e a volte ci arrivano addosso e prendiamo il raffreddore. E non abbiamo bisogno di persone come te che scrivono libri e ci dicono di sentirci in colpa per tutte le volte che ci prendiamo un raffreddore. E io chiesi: e qual è stata la tua esperienza negli ultimi 20 anni? Lei rispose: prendo un raffreddore una volta ogni tanto. E allora io le dissi: allora siamo in perfetta armonia in quest'auto. Mi chiese: cioè? Io risposi: tu credi che si debba prendere un raffreddore una volta ogni tanto? E infatti lo prende. Io credo che non si prendano i raffreddori e infatti non li prendo. Dov'è il problema? E mi chiese: ma tu cosa credi? Non capisco. Io risposi: io penso che sì, ci sono virus, non so molto al riguardo,
però sicuramente ci sono virus che a volte ci arrivano addosso. Penso anche che abbiamo un sistema immunitario e quando virus di questo genere arrivano sul mio sistema immunitario, io ci parlo e gli dico: guarda, sei arrivato nel sistema immunitario sbagliato. Qui non ce la farai, non hai possibilità. Però c'è una signora a Chicago che ti sta aspettando. E quindi ti mando queste piccole cose ogni 3 anni circa, tutto qui. Vedete, se guardate le persone che sono capaci di manifestare nella loro vita, se cercate di spostare la loro attenzione su cosa non vogliono, non ci riuscite. Non diranno mai loro: oh, non può essere fatto, non sono capace. Loro sanno che se dicono che non è possibile farlo, non riusciranno a farlo. Se non stai facendo quello che ti piace e non ti piace ciò che stai facendo nella vita, non raggiungerai mai la consapevolezza Siddhi. Perché l'amore incondizionato è uno degli elementi di questo alto stato di consapevolezza. Ora, per quelli di voi che non sono in grado di fare ciò che amate, chiedete a voi stessi: perché non sono in grado di fare ciò che amo o vivere la vita che voglio? E quello che vi troverete a fare è trovare le ragioni del perché non ci riuscite. Metterete la vostra attenzione su quello. E mettete la vostra attenzione sulle ragioni, tipo: ho il mutuo, sono incastrato in questa situazione, ho tutte queste cose che devo seguire, ho tutte queste responsabilità, devo cambiare troppe cose. E immediatamente il vostro focus, il focus della vostra attenzione, va dal vivere la vita che volete alle ragioni sul perché non potete averla. E tutte le ragioni del perché non potete averla continuano ad arrivare nella vostra vita. Quindi vi suggerisco di uscire dalla coscienza della vostra tribù. Pensate alla vostra vita come se fosse una barca che va su per il fiume a 40 nodi. Siete al timone e guardate nell'acqua e vedete l'onda. E ponetevi queste 3 domande. 1. Prima. Cos'è l'onda? L'onda è il sentiero lasciato dietro, è solo questo. È solo un sentiero lasciato dietro. Seconda domanda è: cosa sta guidando la barca? Cosa sta dirigendo la mia vita verso la direzione in cui sta andando? Risposta: l'energia di questo momento, del presente, generata dal motore e nient'altro fa andare questa barca in questa direzione. È il modo in cui io sto processando questo momento, questa esperienza, ora e nient'altro. E la terza e più importante domanda da porsi è possibile per l'onda guidare la barca? È possibile che quello che abbiamo lasciato dietro guidi la barca? Perché risposta: è un'illusione. Tutto ciò che è dietro di te è solo un sentiero lasciato dietro. E tutte le cose tribali, convinzioni, regole, tutto quello che ti hanno detto che sono là dietro, se li usi per impedirti di essere in grado di manifestare, attirare ciò che vuoi, stai solo vivendo l'illusione. Esci dall'onda, svegliati. E mentre ti svegli capisci che dentro di te hai il potere e la forza di porre sempre l'attenzione su quello che vuoi.